Il mesto lago della sera. Nel 1922 Carlo Carrà decide di rompere con le precedenti correnti artistiche che aveva seguito e di iniziare una sua visione personale dell'arte. E qui passa a una pittura molto più intimista, diversa da quella futurista o simbolista e anche di quella metafisica. Qui siamo più sul realismo, sul paesaggio. Lui infatti dipingeva paesaggi, soprattutto laghi, come qui o mare, Forte dei Marmi che frequentava spesso, nature morte e figure umane. Ecco, in questo quadro le placide acque ferme al tramonto e questa barca solitaria che può essere quasi una sorta di alter ego del pittore, vediamo la solitudine e la semplicità e la calma della sera in un paesaggio lacustre.